Ciao Federico, perché venire a Revigliasco? Perché è noto come paese delle ciliegie. Per scoprire la sagra della ciliegia agli inizi di giugno tutti gli anni, con la grandissima gara di sputo del nocciolo della ciliegia, gara che entusiasma non solo i revigliaschesi ma tutti gli amici del nostro paese. Per scoprire la festa patronale di Sant'Anna, 5 giorni di festa, di salti, di balli e con il mitico lancio dell'uovo, gara tradizionale nostra in cui un lanciatore lancia l'uovo e un ricevitore deve prenderlo senza romperlo. E poi della sacra rappresentazione della Natività, che si articola su tutto il mese di dicembre con le domeniche d'avvento che si sviluppano all'interno della chiesa. Poi la sera di Natale si articola su tutto il paese con figuranti e una sorta di presepe vivente presentato proprio teatralmente. Quindi c'è proprio la rappresentazione che finisce poi sulla piazza della chiesa, sulla piazza della nostra parrocchia. La confraternita, la sua storia. La confraternita nasce nel 2002, comunque ormai ha già una sua bella storia, ma è nata nel contesto della Sagra della Ciliegia. Volevamo animare di più, volevamo dare più risalto alla ciliegia e volevamo anche dargli non solo un aspetto goliardico, ma qualcosa di un po' più interessante, culturale. Per cui è nata la confraternita, il sovrano ordine della confraternita della ciliegia. Ogni anno a giugno vengono investiti del titolo di cavaliere della confraternita alcuni personaggi del paese e non. Ci sono molte persone che non sono di Revigliasco, che orgogliosamente partecipano e fanno parte della nostra confraternita e dirò ci tengono anche. Io vi invito a venire nel nostro piccolo paese, che però è un paese accogliente, abbiamo una popolazione veramente eccezionale, abbiamo dei paesaggi bellissimi, abbiamo delle passeggiate fantastiche e venite adesso, specialmente in questo periodo, ad assaggiare le nostre ciliegie. Noi vi aspettiamo. Che venisse a Revigliasco, cosa può vedere? Che sia o no appassionato d'arte, ma comunque appassionato di cose belle, può visitare la nostra chiesa parrocchiale. È veramente una chiesa unica, direi, da vedere per le preziosità che contiene all'interno. È stata edificata dal 1729 per volere del marchese Roero Sanseverino e contiene all'interno un altare preziosissimo che proviene dalla chiesa ormai sconsacrata di Asti, San Giuseppe dei Carmelitani Scalzi. Questa chiesa fu sconsacrata per volere di Napoleone durante l'occupazione, perché comunque aveva anche abolito l'ordine dei Carmelitani Scalzi, e donò a Revigliasco questo bellissimo altare. Sono i prodotti tipici, le eccellenze di Revigliasco? Beh, naturalmente l'eccellenza di Revigliasco sono le ciliegie. La ciliegia storica era il grafiun e anche la griota. Adesso sono due piante passate di moda, è famosa adesso la mora di Revigliasco, ma comunque anche altre diverse varietà di ciliegie che potete trovare direttamente dai contadini, dalle aziende agricole. Io ne cito una per fare un esempio, perché è fornitissima, e non solo di ciliegie ovviamente, ma fornitissima, e dell'azienda agricola di Franco Merloni in strada Cappellero 11. Abbiamo anche una produttrice di miele, la signora Mela Lucia, il miele di Revigliasco proprio prodotto artigianalmente genuino. Si viene, si fa una passeggiata, si acquista il miele, le ciliegie, gli ortaggi, si può passare poi a prendere un aperitivo al Caffè delle Masche, e perché no, una pizza al ristorante da Enzino. Sulla piana del Tanaro ci si può soffermare e andare a visitare il lago Aquabike. Si trascorre una giornata veramente diversa dal solito. A 7 chilometri da Asti, noi siamo qui
e credo di poter dire tranquillamente che siamo un paese molto accogliente.